bassa perché plug-in c'è la corrente che richiede il VG2 e non è sufficiente quella del plug-in, quindi so che sia bassa. Che poi in questa conduzione è solo il VG2 che dà trazione, giusto? Sì. Il VG1 no. Ma il VG1 dà trazione solo quando sei in modalità retica. Sì, quando gira al contrario. Esatto. Però solo 10 kW. Beh, noi non so quanto può dare, fino però a, lui cosa fa? Deve equilibrare praticamente lo zero del termico, lo zero del l'equilibrio termico. Tra il termico e il richiesto. Sì. Sinceramente non ti so dire quanti kilowatt arrivano, perché non c'è, anche lì non c'è nessuna informazione che mi arriva sul cambio. Lì si dovrebbe mettere due pinze amperomiche sui fili MG1 e MG2 capire esattamente quanto ci passa. Si potrebbe fare, c'è da individuare i fili. No, comunque che ha funzionato bene il plug-in, convertere non riscalda bello. I suoi 15 A si pompa sempre costante. Oggi quello mio ogni tanto si blocca sul riscaldamento. Possiamo dire da qua se stiamo arrivando. Che sono 30 km, quindi ne abbiamo altri due. Fatto voi in salita? 6-4. Sì, 6-4. 6-4 però, vado là alla pezzola. Minchia, ecco perché ho freddo. 16. 16? Ma chi è il matto che lo gira 16? No, perché era messa a ventola senza C, era messa, capito? Questo stato andrebbe viola? Beh, dipende. Come sto accelerando io andrebbe a 3 tacche, ma non viola. Qui ce ne sono 4. Ci abbiamo un ape davanti a noi. È tosto però se sta salendo. L'ape sì. L'ape è cosa di prima del fare. Quello è fermarci. No, ci sono anche quelle a 4. La prima versione era a 4, poi hanno fatto a 3. Ah sì? Sì. Non era a 3, poi a 4? Perché mi devi tremarci un po' pochino però. Comunque. O a 3 o a 4, le prima sale. Anche la temperatura della batteria sembra. Vediamo il parziale. Salvo così il nostro era 6 e 4, questo qui è 6 e 3. 6 e 3. Insomma, 3. Più o meno siamo là praticamente. Ho fatto la foto? Sì, sto anche facendo il filmato adesso. Ok, allora devo vincere scendendo. Percorrete circa 4 km su questa strada. Ma che è questo il navigatore? Adesso l'ho detto. Off, che devo fare? Beh, al ritorno sì, è più facile. Ecco, io qua sono sceso tutto col termico acceso. E poi mi sono fermato e ho fatto scolatino, ho messo in N. Tipo B? Sì. Ma B, sì, ora sì, perché... Perché in effetti il salvo non lo usai mai la B, perché da voi entra automaticamente. Sì, io non lo uso mai la B. Sei abituato. Cioè, da me praticamente appena la partita è carica, va in B in automatico. Anche se là mi rimane in D, però si comporta come se fosse in B. In automatico. Questo è spento.
partite alle 3.10, giusto? Sì. Sono 3.54, non ci abbiamo messo meno di un'ora. Mentre nella randata quando ci abbiamo messo? Non lo so, però è segnato. Segnato prendo le foto, sì. Ma è più o meno allo stesso tempo. Perché c'era a dirvi, alcune tratte andava veloce e poi rallentava. Comunque per si devono fare tutti gli altri ciacchicci per avere buoni risultati. Qua. A collo di zero, sì, altrimenti così conviene. Hai detto che la batteria carica, motore canta. Sì. Sì, ma se vai in D canta lo stesso. Non così canto. A me canta anche se metto D. Canta? Ma questo. Ma in B3 se io metto D, canta pure in questo stato. Come se fosse B. Vedi che scende? Però canta lo stesso. Se canta lo stesso. Così. Allora poi dipende che questo è 1500, quindi deve fare più giri per frenare. 1800 ne fa di meno giri. 5000, quanto siamo qua? Arriva il 4009. E questo attuale zero è. È consumo attuale. È zero, è, zero. Cioè, è veritario. È veritario, sì. È zero, sì. Però perché, allora, cioè me lo scangoge mi segna un po' di consumo. Ti sei sbagliato. Il CDB mi dà zero, però lo scangoge mi dà 0,2 per dire. Sì, perché lo scangage non misura gli iniettori, misura l'aria che entra nel motore. Allora, dato che il motore respira tot litri d'aria, quindi per cui consumi un tot. Non è vero, i iniettori sono chiusi. Ma questa è informazione da Cambasso però la prende, no? Sì, ma lo scan gauge fa il ragionamento sbagliato. No, rispetto al CDB. Esatto. Quindi è zero. Assoluto. Ecco, come ti dicevo poco fa, se andiamo così in alto più alto, non gira il tempo. Non può girare. Però mi sto cambiando il motore, che con materia quella è una cosa che io avrò bisogno in questo momento. Per risparmiare pastiglie. Sì. Ma comunque tu con le pastiglie ci fai quanto? 200.000? Da mai... Io le mie pastiglie sono ancora originali. E sono 245.000. Sì. Vabbè, comunque le pastiglie costano 90 euro, te le cambi tu. Cioè... Appunto, sono quasi due piedi. Ma due pieni in 250.000 km, vedi che sono. Cioè, due pieni in 250.000 km. Sì, ma tu mi devi dire quanto risparmi facendo l'autogas. Poco. Secondo me. No, perché io poi, appena finisce la discesa, io continuo in autogas. Perché ho tutta la batteria da scaricare. Capito? Sono d'accordo, ma infatti perché? L'autogas non lo userei in questo momento qua che ho bisogno di freno motore, lo userei quando poi sono in pianura che funziona benissimo, sì. A questo punto se così risparmio le pastiglie e poi non fa accendere il tempo. Esatto. Sì, questa condizione del motore che stilla però dà fastidio in alcune case. A me no. No? No, perché come se scendessi giù in seconda. Però io sono convinto che se tu accelerare un poco, e poi se lascia, vediamo attuale se aumenta un poco. Non lo utilizza. No, la P3 utilizza un po' più benzina. No, ma il tuo scan gauge mente. Mente lo scan gauge? Mente lo scan gauge. E il cam bus mentre come fa questo calcolo? Il cam bus legge gli iniettori. Ah, direttamente quindi non può sbagliare. Esatto. Per questo momento mentre lo scangage mi legge l'aria in entrata. Esatto. E perché non ho programmato così? E la temperatura per ora ha superato 45. Prova a schiacciare il V. Se vedi se va. No, non vai in V adesso, garantito. Perché siamo in B? La batteria è troppo carica. Troppo
troppo, no, forse perché è troppo calda. Sì, no, è troppo carica. Anche quando è troppo carica e non abbastanza calda, non vai in neve. Oltre il 75% non vai in neve. Anche se la batteria è fresca. Questa è una nuova. La P3 no, però. La P3 ha socca 80% e scherzo il bici, ma. Questa no. La P3 le condizioni sono temperatura della batteria e temperatura del motore termico per non c'è uscire da me. O meglio. Qui contatti il SOC, non ti lascia andare nei visi e il SOC è oltre il 75%. E questo trovo molto strano. Anzi, dovrebbe andare per scaricarla, cioè. Appunto. È un controsenso. Ma questa è la mia acqua ancora? Sì, sì. Fatela fuori. Ciao mucche. Aria pulita, facciamo respirare. Carne buona vi facciamo mangiare. Ma è un po' così, è ben forzato, vedi? Sì, sì. No, no, no. E qui non va niente. Ah, perché la temperatura è alta. E il socco è troppo carico. Però noi qua abbiamo fatto le vie forzate, ti ricordi se le... Io qua tutte le vie forzate ho fatto. Perché i nenne non mi riscaldava la batteria. Capito? E quindi poi ho recuperato qua perché andavo nel B. Quando tu avevi la BP, ma perché non cambi B? Cammini a 30. E qua ho fatto tutte le B. Fino a quando adesso anche non si è passato. Alla fine otteniamo lo stesso risultato. Oh, vediamo. Ma è acceso per ora? No. Per ora sto usando la batteria del... della macchina. Trazione. Sì. Scusa, perché la vuoi scaricare? Perché c'è una discesa tra poco. E quindi la approfitto. Abbiamo un silico. Sto addormentando. Quanto memoria c'è? Scusa, stai filmando tutto? Non ho capito. Stai filmando? Firmando? Film. Tutto sto filmando, al ritorno tutto ce l'ho finora. Ma quanto memoria c'è? Scusa, ci va tutto il video? Sì, c'ho ancora un'ora e un quarto. Disponibile. Non so come si vedrà però, perché tra acqua, pioggia, controluce, vibrazioni, però l'audio dovrebbe essere chiaro. Software per come si dovrebbe guidare. Però la P3 è stata adeguata alla guida normale, più. Nessuno la guida in questo modo, sono pochi. Tutto quello che fai tu, sei un po' che guida la P2, sì, in questo modo qua, sì. Infatti, però tutto quello che fai tu la P3, alcune cose le fai in automatico. Come spegnere il motore quando da solo, anche senza rilasciare l'acceleratore, lo spegni, perché se ci sono le condizioni lo spegni, qua devi staccare e accelerare, e cercare il glide a volte, mentre là non ho il glide, è difficile da trovare. Non hai visto se su CanView c'è la possibilità di aumentare la ventola della batteria? No, non c'è, non c'è, no. Non si può fare. Tu invece cosa fai? Gli aggiungi un ponte e... No, con lo sconvolge, c'è il pinze proprio. Ah, ok. Lo dici via software? Sì. Posso scegliere io la velocità e bloccarla. No, non l'ho toccato io là fisicamente. Prossimo raduno portiamo la P2 di Marco quando è plug-in con la nuova.
faccio nel prossimo anno? Non lo so, se scendiamo un poco per pensare anche lì. Lo so. Se fa questo zoning, per esempio con lei, c'è una macchina, non la sento. Però se lo facciamo a Centro Italia, io e Marco partiamo con la macchina, ci dividiamo le spese della benzina, del traghetto. Mm-hmm. Però arrivare fino a qua sono andata a 1800 km. E la moglie non la porti? No, penso di no. Poi tutto sta se viene la moglie di Marco. Che se viene la moglie di Marco, tipo Deborah c'è la compagnia e viene. Mm-hmm. Ma sola non viene. Se si riesce a convincere a Isabella, che è la moglie di Marco. E il problema è che poi scattano pure le bimbe di Marco, ne due. Uh-huh. Una a 4 anni e l'altra a 7 anni. Secondo quello che devo lasciare. Boh, vediamo dove farlo. Anche in Sicilia, se può fare, se riesce a raggiungere un buon numero. Non so quanti avrebbero voglia di scendere giù fino in Sicilia. Io scenderei fino in Sicilia. Da Roma scendere, qua non viene nessuno. Io, almeno l'anno scorso non c'era nessuno da Roma scendere. Mm-hmm. Quest'anno nemmeno, ad eccezione di Ibe. Vabbè, un'eccezione. Sì. Abbiamo dei romani comunque. Abbiamo? Il Gino è romano. Il Gino è romano? Sì. Questa è la seconda volta che sì, io. Stamattina pure abbiamo incontrato. Sì. Stamattina scendeva però. Esatto. Ma anche lei la prova di consumi su questo tratto. A chi consuma di più vuole fatta. Sì, lei è esatto. Al contrario, andiamo a chi consuma di più. Quello deve essere raggiungere le due cifre. Che? Se usassi i trucchi di Parson Clyde con la mano no, con la borsa sotto l'acceleratore così schiaccia piano, che ne so. Che c'è che si può dare? L'acqua. A parte l'acqua. L'ho chiamato Estiera. Piena, come fa a dare 15 km? È proporzionale a SOC. Ora comincia, vedi, 14, non fanno di che abbassa. Adesso non ti muovi nei tre? Perché è rimasto acceso? No, sì. Si è spento. No, non è spento, è acceso molto. Non è acceso, però siamo in drive, lo sai. È così, 14 bello sta caricando. Ah, adesso si spegne. È lui che dà fastidio. Non ho capito. Con il plugin acceso non si spegne il motore. Ho spento il plugin e adesso il motore si è spento. Ah, allora, se so che è 80 e quello continua a caricare il plugin, il termico parte. Perché giustamente deve dissipare la corrente oltre gli 80% di SOC. Sì, ma non è 80% di SOC. Non è attendibile secondo me questo qua. È attendibilissimo. Accendi di nuovo il plugin, accendi il plugin. Accendilo tutto. Anche perché in salita siamo un po'. Lo so che siamo in salita. Oh, io adesso accendo il plugin. Ah. Ok, rilascio e non si spegne.
Ok, spengo il plugin, accelero, rilascio, si spegne. Attuale il zero, più tu guardi qua, non guardi il flusso. Io guardo qua. Attuale. Guardo lì, se quello rimane a 1 è perché lui sta girando. Al minimo ma sta girando. Sì. E perché non si spegne con la corrente che ci arriva da... Non li dire tu questo. Perché non si spegne quando gli arriva la corrente? Oh, quello lì si spegne, la P3. Però si dovrebbe spegnere. Non si spegne! Ma si dovrebbe, ho detto. Si dovrebbe. È una cagata questo. Sì, è una cagata forte. Andiamo in S4. Siamo in S3. Sì, adesso non è che posso mettermi qua a fare S4, ci pare. Abbiamo la stessa condizione in S4, vediamo. Ma questa è una novità, Se riesci a fare la scollatina, proviamo in S4. Cioè si comporta pure così. RPM 0. Ma c'è niente, faceva sconvolgere e si vedeva preciso. Rilascia 2 1 4. Non si spegne. Spengo. Altri che hanno il plugin questa cosa. Lo porta al regime minimo, però non si spegne. Esatto. No, adesso si spegne? Sì. Accendo il plugin e non si spegne. No, rimane spento. Rimane spento. E va bene. La macchina non si spegne. Assurdo. È solo in questo, nel viaggio non. Nel viaggio più duro non è successo mai. Capito se è lì? Sentito, sì. Per me non ha un problema, spengo la. Laghi momentaneamente per fargli spegnere il motore. Vabbè, tu vai nel via forzato tanto pelata. Meglio ancora. Beh, in via forzato si spegne il. Certo che si spegne. E prova a mettere il via forzato, ci lascia, no, scende sotto i 50, quindi motore termico al minimo e schiaccia lì, vede se ti fa entrare. Che se ti fa entrare deve spegnere per forza il termico. Quindi perché però l'hai spento. Ah, era acceso, non lo so. Ok, adesso ho spinto. Sono stato, te lo puoi mettere. Lascio. Scende sotto 50. No, attuale 0. Però l'ha spento. Sì, però mi ha detto. Però l'ha acceso subito. Cioè, ti ha detto è impossibile, sì, però ha spento il termico. Mi mandi a pallino la mia prova a consumo comunque. Tanto era abbastanza pessimo lo stesso. Non dovessi vergognare. Ok. Allora dipende dal SOC. Dipende dal SOC o dipende dalla temperatura. O dipende dalla. Forse dipende dalla temperatura. Dipende dalla temperatura a questo punto. È un po' difficile dirlo senza avere un termometro. Sì, senza avere lo scangoggio cambio. Acceso. Zero. Adesso si spegne.
Quindi non era il discorso del problema del partito. Comunque è strano perché spegnendo il plugin si spegne il motore. Vero? Sì, è strano. Il motivo ci sarà sicuro, perché per ogni cosa ce n'è risposta, io ho imparato con la Prius. Forzato, scarico tutto. Salita? L'ultimo tratto. Come facevate voi? Sì. Sì, lì, cambio. Lo so. No, il cambio è abbastanza impegnativo. Questo deve rimanere acceso pure così. Acceso è. Non so che adesso. Adesso no, non si verifica più quella condizione. Secondo me è dalla temperatura che si è passato poco. Siamo sotto i 45. Mi sa che cazzo di condizione entra nel computer che dice a cazzo lo lasciano acceso. Oh. Secondo me può darsi che sia questi kilowatt che sono dentro. In MGU2? Lui si mette in posizione e quindi è molto acceso. 14 ampere. Superiore a 45, questo è un dato sicuro. E allora perché non lo spegniamo? Secondo me c'era troppi amperaggi, il voltaggio era troppo alto. Ma il voltaggio è questo, 124. Ma com'era prima? Non l'abbiamo visto? No. Perché la batteria era molto carica, questo qui pompava. 240 forse. Una macchina sentiva questa anomalia e teneva il motore acceso. Spegnevo questo e lui tac spegne il motore. Sì, perché abbassava un po' la tensione e quindi lui è ok. La tensione si può regolare pure da qui. È regolabile. Prova a schiacciare qui. No. Però noi siamo arrivati qua con la temperatura meno di 45 della batteria. Perché hai fatto dei cicli folle? Sì, perché ho fatto tutte le nenne. Quindi è scaldato, non è scaldato la batteria, ma è scaldato i freni. Sì, una cosa. Tu hai scaldato la batteria però. Io ho scaldato i freni. Qualcosa però. Da qualche parte l'energia cinica deve andare, no? Sì, deve andare. Mi dispiace, ma a casa ci torni con la batteria scarica. Eh sì, purtroppo. Intanto vabbè. Beh, puoi rimettere un po' in carica adesso, giusto per. Un'oretta? Dove sono? Sono le 4:30. Volendo sì, potrei fare l'ultima volta. Però tanto qui in montagna vedo che la gestione è difficile non terrà spento. Dopo è autostrada. Solo a Milano mi potrò tornare l'ultima, ma ormai a Milano. Sei a casa. Oddio. Là sarebbe era l'ideale, gli ultimi 20 km di città. Beh, diciamo che un
un'altra rete di carica gliela puoi dare. Cioè, dipende da quanto io voglio stare, tutto lì, cioè, quando decido di andare via. Adesso comincio a metterla sotto, perché ora che saluto tutti effettivamente un'ora va via, intanto ne approfitto più che posso. Non so quanto faccio, poco meno di un chilo, quanto ho di ricarica. 900 watt. È già vero, è 0,900.